Buonasera amici video spettatori e benvenuti in un nuovo episodio del gameplay in live di Pokémon Colosseum. Devo aggiornare il counter, devo subito aggiornare il counter dei subbelli, perché attualmente è a quota 1049. Io spero che l'audio non abbia problemi, l'audio, la corrente non abbia problemi, perché qui a Milano in questi giorni c'è un acquazzone mai visto, quindi adesso noi mettiamo 1100 come obiettivo. Scriviamo Duck Like Now, come il buon Davy. Quantità iniziale 1048. No, 148, 1048. Termina dopo il 31-10, anzi no, 10-31-2019, perché al contrario, start goal, eccoci. Bene, dicevo, ci sono degli acquazzoni importanti qua a Milano e quindi, cioè, teoricamente non è mai andata via la corrente in questi giorni perché, boh, Milano ha questa magia, però non si sa mai, quindi io metto le mani avanti. Buonasera ragazzi, intanto grazie, vi dico subito a chi, grazie a... visto un nuovo subino, curo qualcosa, ma c'era un numero. Quindi adesso ti ringrazio, non mi scappi. Curo 127 e grazie anche a Vendermac che resuba invece per il sesto mese. Quindi innanzitutto ragazzi, buonasera. Nuova settimana per voi, secondo giorno di lavoro per noi. Abbiamo tante cose in serbo per voi questa settimana, quindi è molto 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 piena di contenuti. Perché intanto grazie al buon Canova che resuba per il decimo mese, grazie mille. Dicevo, innanzitutto oggi abbiamo la live, avete avuto la live di Chiara e poi ora la mia adesso. Domani avrete una Dumb Battle che tra l'altro secondo me ha il montaggio di fine Dumb Battle più difficile, complesso e bello di sempre. Mi sono davvero sforzato un sacco perché mi è venuta un'idea mentre la montavo e ho dovuto seguirla e è venuta una roba allucinante. Grazie mille a Red Silver che suba per il nono mese. Ciao Saito, ci stavi giusto anticipando il programma di questo venerdì. No, non lo stavo facendo. Quindi, domani avrete questa Dumb Battle e poi vi vedrete in live con Chiara la sera. E mercoledì, di nuovo double live, Chiara il pomeriggio e io la sera. Il giovedì abbiamo sia il Poke Glitch, sia la sera la live qui su Twitch del Poke Glitch compiuto in live, del glitch di cui abbiamo parlato su YouTube, sia addirittura una roba su Every Eye che non vi posso dire. Quindi, su Every Eye, refresciate perché nel pomeriggio potrebbe venire fuori una robetta niente male. Di quella robetta poi parleremo in live il giorno dopo, ovvero il venerdì. Il venerdì saremo in live su EveryEye dalle 5 alle 6 e mezzo barra 7, dipende un po' da appunto quanto contenuto vorremmo analizzare insieme di quanto sarà uscito giovedì, giorno prima, su EveryEye. Insomma, avrete modo di godere di una settimana piena, piena, piena di contenuti, sia di attualità che di robe Pokémon che vengono dal passato, come nel caso appunto del Poké Glitch di giovedì. Intanto, stiamo concludendo i lavori per l'organizzazione, o meglio, il lancio del viaggio in Giappone di aprile, marzo barra aprile, quindi della Nami. Stiamo concludendo l'organizzazione delle varie attività di Lucca. Stiamo lavorando ai video che ci saranno durante Lucca Comics. Quindi, mentre noi saremo via, ci saranno dei video che verranno pubblicati. Più precisamente, un antico Chateau, del quale i subbini sanno già più o meno il tema. E una Dumb Battle, che vabbè, ah no, perdonatemi, non è una Dumb Battle, ma un altro video, e anche qui i subbini sanno tutto, che è un video. Niente male su una cosa che non è ancora uscita, che non è Spada e Scudo, però un'altra cosa che non è uscita e quindi che vedrete in anteprima sul canale YouTube. Insomma, di roba da fare non ce n'è poca. Come sempre, le settimane prima del Lucca Comics sono mortali e diciamo che Mishkin, ancora non abbiamo dato il nostro programma di Lucca, lo daremo in questi giorni, appena avremo l'ok per tutte quante le comunicazioni, quindi dovrete avere ancora qualche giorno di pazienza. Dicevo, per quanto riguarda le settimane che stanno per venire, saranno settimane di fuoco perché appunto dopo Lucca cominceranno, diciamo, comunque i lavori pre-Spada e Scudo, che siano preparatori di eventuali commenti, analisi, che siano preparatori di eventuali recensioni, se dovessimo ricevere la copia anteprima.
avremo quel rush lì. Poi dopo ci sarà il rush del gameplay in live qui su Twitch, mentre su YouTube verranno ricaricati, grazie a Ferdi, i video gameplay in forma montata, diciamo preregistrata e montata da lui. Morale della favola, diciamo che da adesso fino a fine anno, almeno fino a metà dicembre, ecco, più che fine anno, da adesso fino a metà dicembre ci sarà una roba davvero 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 importante, perché abbiamo praticamente lavori grossi ogni settimana, però va bene così. È il bello del nostro lavoro, poter produrre così tanti contenuti. Mi fa piacere che i subbini possano, insomma, godere in anteprima, almeno in forma scritta, di questi contenuti, quindi voi siete già più o meno informati su alcuni di quelli che ho citato, però altri invece non li conosce nessuno e prima o poi li conoscerete tutti quanti insieme. 2053, quindi direi che vado con le comunicazioni di servizio, che poi ripeterò diciamo successivamente. Per gli internazionali del Sud America, io ragazzi ancora non posso confermarvi, ma ve lo dico davvero, quindi non è un non ve lo confermo perché boh. Intanto grazie a DXDAmi995 che suba per la prima volta, benvenuto in famiglia. Dicevo, per gli internazionali del Sud America non posso confermarvi ancora la presenza dell'evento. È questo perché vi voglio parlare in trasparenza, perché lo sapete che io sono sempre trasparente e quindi lo farò anche questa volta. Come sapete, gli Internats sono un progetto che viene finanziato da Nintendo Italia, che non grava più sulle spalle della community e tutto il resto delle cose che abbiamo sempre detto. Non abbiamo assolutamente intenzione di tornare indietro, né Nintendo Italia ovviamente vuole fare marcia indietro, però si pone un problema non di poco conto, che mi permetto di, insomma, non dico appoggiare, sostenere, ma comunque comprendere. Gli internazionali del Sud America sono su 3DS per una scelta assurda, fatemelo dire, assurda, di The Pokémon Company, che invece di aspettare 15 giorni, per 20 giorni dopo l'uscita di Spada e Scudo, per fare il primo internazionale su Spada e Scudo, hanno deciso di fare al lancio di Spada e Scudo un torneo Day One di Spada e Scudo sulla console del 2011, che è il 3DS, su dei giochi oltre di 2 anni fa. Una situazione che ci tiene un po' tutti con le mani legate, perché detto ovviamente in parole povere, è chiaro che Nintendo dovrà decidere se fare questo investimento su 3 giorni di gioco, che non sono quel gioco che in quei giorni lì Nintendo stessa starà seguendo durante il lancio, che è Spada e Scudo. Ragazzi, e quindi ancora non posso confermarvi la presenza di questo streaming, perché ancora non sappiamo se ha senso farlo per quello che noi e Nintendo Italia staremo trattando in quel periodo. Ragazzi, io qui davvero alzo le mani, perché sapete quanto mi interessa lavorare sul competitivo, sapete quanto mi interessa darvi una continuity. Grazie mille all'L0399. Quanto ci interessa darvi una continuity della storia esportiva di ogni anno di Pokémon. Questa volta non posso neanche dire ok, vado da Nintendo e gli dico ma dovete farlo comunque, perché capisco qual è il problema, quale sia il problema. Il problema è che è assurdo che il giorno di lancio dell'ottava generazione di Pokémon, ottava generazione di Pokémon, Nintendo debba comunque sopportare un investimento che invece va a coprire un gioco su 3DS che in realtà da quel giorno lì passa in panchina in un certo senso. Quindi, boh, su questo ragazzi non vi posso dare ancora conferma. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di renderlo possibile in tutti i modi, ma ancora non ve la posso confermare. E insomma, neanche è possibile realizzare uno streaming senza un tot di cachet, di soldi, perché immaginerete, ci sono un sacco di persone che ci lavorano, sono progetti grossi, sono 30 ore di lavoro solamente durante lo streaming, più decine prima di preparazione. Che vi devo dire? Aspettiamo insieme, scopriamo se riusciremo o meno a portarci a casa anche questo streaming qua. Purtroppo, non, come sapete che io mantengo tutte quante le promesse e ci aspetta un anno incredibile sul competitivo di Spada e Scudo,
sullo streaming del Sud America. Non ho tagliato i capelli, ragazzi. Il codino sempre qua sta. Ho solo fatto l'undercut. Dicevo, per quanto il competitivo di spada e scudo mi interessi molto. Non so ancora appunto che pesci prendere per quanto riguarda l'internazionale del Brasile, che cadrà in un giorno in cui tutti giocheranno a spada e scudo, in cui il fuso orario in Brasile non è proprio nostro amico, e nel quale, insomma, ripeto, Nintendo Italia ha questo problema qui, dove deve decidere: ok, metto i miei sforzi economici sul lancio del gioco che è appena uscito sulla mia nuova console, o faccio un investimento per promuovere un gioco su Nintendo 3DS. Vedremo. Vedremo, noi ce la stiamo mettendo tutta e vi assicuro che anche da Nintendo Italia abbiamo la più totale collaborazione, però in questo momento dobbiamo alzare le manine e dire: vediamo se la fattibilità si presenta in tutte le sue forme o meno. Signori, come sono i parrucchieri a Milano visto che hai fatto l'undercut? Non lo so, sono come Chiara perché me l'ha fatto Chiara l'undercut, quindi non te lo so dire qui, Lava. Forse per me non lo streamerei. Ma so che non dipende da poche persone, ma da forze maggiori. No, 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 in realtà dipende da noi e da Nintendo, quindi dipende dall'investitore e da noi che facciamo lo streaming. Nessuno ci punta la pistola alla testa. In realtà, fosse per me, al contrario, lo farei. Ma questo perché mi piace dare una continuità, perdonatemi, ai progetti. Grazie mille, Cano94, benvenuto fra i subini. Mi piace dare una continuità ai progetti. Però, cioè, non dipende solo da me, insomma, io non è che posso generare i quattrini che servono per l'internazionale dal nulla, né è mia intenzione chiederli alla community, perché per me quando si fa un passo, il passo deve essere vero, decisivo e finale. Quindi non è che Nintendo giustamente copre l'investimento e poi però quando non lo fa si ritorna alla community, non esiste. Abbiamo deciso di passare ad un livello successivo nel quale la community e la gratuità di questi eventi basta, è così e basta, o quindi si possono finanziare altrove o non ci sono. In questo caso, quindi, insomma, vedremo se è possibile farlo. Io più che volentieri aspetto 3 giorni contro il mio interesse, contro quello di Chiara nel fare il live play di Pokémon Spada e Scudo, quindi vado dopo il day one pur di streamare il competitivo di Pokémon. Per me non c'è nessun problema, anche perché di fatto comunque avremo la possibilità di guadagnare qualcosa dallo streaming del sì, di Spada e Scudo, magari di Ultrasole e Oltraluna. Però non sappiamo ancora, ripeto, se questo sarà possibile. E mi dispiace darvi questa notizia, ma in realtà non ve la volevo ancora dare facendovi aspettare, perché ancora non è sicuro che si faccia o meno. Però è venuto fuori il discorso e non c'è problema nel parlarne, perdonate, non so parlare. Fatto sta che non vi preoccupate, nel caso in cui non ci dovesse essere, cercheremo, sicuramente vi garantiremo gli streaming che ci saranno, insomma, dall'anno dopo, o chissà, magari qualche appuntamento che potremmo aver già progettato alla fine di quest'anno riguardo degli eventi, in quel caso non ufficiali, di Pokémon Spada e Scudo streamati, ma vedrete, vedrete. Allora, comunicazioni di servizio e cominciamo. Avete la possibilità di iscrivervi al canale? Potete farlo gratuitamente cliccando il tasto della coroncina qua sopra. Se avete un account Amazon Prime, potete linkarlo a Twitch e creare un account Twitch Prime. Con il Twitch Prime vi iscrivete gratuitamente al canale per un mese e avete le seguenti reward. Faccine, prego subini. Ingresso nel gruppo Telegram ipersecreto. Possibilità di partecipazione delle attività che ogni mese organizziamo sul gruppo Telegram e che sono segrete quanto lui, quindi le conoscerete solo una volta entrati e sono molto fighe. Immunità dalle pubblicità durante gli streaming. Chat ovviamente con tutti i subini, noi compresi che siamo lì dentro, accesso ai lavori backstage e possibilità di contribuire backstage ai lavori, come è successo per esempio ora. Possiamo dirlo in qualche modo con il contenuto che vedrete fra un po'. Quindi sappiate che i subini intanto dietro le quinte hanno lavoricchiato anche loro a qualcosina. Spam di gatti nel gruppo anche. E facciamo anche discorsi motivazionali, vero audio da 7 minuti? Pieppuzzo si iscrive per la prima volta, benvenuto in famiglia. Io vi ricordo che l'obiettivo di questo mese è 1100 sub, ce ne mancano 44. Ricordo inoltre che potete donare al canale qui sotto con il tasto donazione, grazie Giulio193T per la tua resub del 21° mese. E dicevo, qualora
voleste donare al canale, sappiate che c'è anche un altro modo per farlo molto molto figo, che è regalare una sub a qualcuno. In questo modo noi percepiamo soldi e qualcun altro è contento quanto noi perché viene automaticamente iscritto al canale senza pagare un euro perché gliel'avrete regalata voi. Quindi ragionateci, potreste fare anche così. Chris994 suba per il 17° mese di fila. Ciao Saido, buonasera, buona live, grazie. Mad Phoenix ti leggo subito perché c'era anche Marco Ghiraldi. E ultimissima cosa che volevo dire, se volete controllare se avete la possibilità di iscrivervi gratuitamente al canale, potete passare il mouse sul video dello streaming, se vi esce fuori un tasto con su scritto Free Sub Ready, cliccatelo e siete iscritti. Bene, donazze e si parte. Approfitto della donazione per ringraziare pubblicamente Stuntler John per avermi regalato ieri l'abbonamento per il canale, nonostante non fossi presente per via della connessione. Grazie mille, bro. Gruppo dei subini, sto arrivando. Vedete, Stuntler John è Babbo Natale. Regala le sub a tutti, fa contento me e fa contenti voi. Milan Fra 00 suba per la prima volta, benvenuto in famiglia, mentre Marco ci scrive: Grindanza, a voi se te ne è chiara, stasera riusciremo a raggiungere la potenza massima del team o soccomberemo prima di raggiungerlo? No. Ma che dico, certo che ci riusciamo. Comunque sì, queste acquazzoni stanno imperversando senza tregua a Milano, glu glu. Ma ragazzi, noi abbiamo mezzo balcone allagato. Però in casa tutto a posto e per ora la connessione barra la corrente, insomma, non sembrano avere problemi. Detto questo, ragazzi, non c'è altro tempo da perdere. Cominciamo. Ah già, ma qui c'era la musica di Dio, bellissima. Me la sparo subito in cuffia. Charpedo e Kamerupt, non mi ricordo neanche più che lead c'era. Lead perfetta, direi. Mi prendo un po' di carta vetro in faccia. Direi che non importa perché qui facciamo una one hit KO. Zuccata? Quella è una zuccata, ragazzi. Mi sta arrivando una zucchella. Dai. Questo viene giù 4 per. Buad buo! Quanto è bello il verso di Kamerupt. Livello 41 per Zalardo. Sì, capocciata. Una bella capocciata. La zucchella. Un po' di carta vetro. Chaimeko, io direi di fargli un altro Water Pulse. Ecco Skullbash. Quanto è bello il nome Skullbash. Te cattivo. Comunque facciamo veramente male a sti cosi, eh. Prendono dei bei damaggi. L'ho detto, questo non ha preso un cazzo da Water Pulse. Magari confuso? Attenzione che mi potrebbe fare la contro Confusion. Non ti permettere. Vedrete che Zalardo ce la fa. Fanculo, vai. Allora, questo potrebbe rifare la zucca, quindi invece va di Baito. Baito! Mi ha ucciso. Rippini. Guarda che cry. Barknessina. Barknessina, pane e vina. Dai, dai. Sì, devo stare zitto, ragazzi. Non parerò prima o poi nella mia vita. Tarà. Dai, Watery Pulse. Dai, 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 dai. C'hai me qua. Una. Non ti permettere. Quindi ora possiamo andare perché Charpedo ha colpito per primo e credo colpirà ancora per primo. Penso sia più lento della Barkness. 7 livelli indietro, Charpedo è velocissimo. Però potrei chiudere la lotta. Ah no, invece la Barkness è più veloce. Ma missa, grandissima. Un altro Skullbash. Grazie a Pyrgus16 che suba per la prima volta. Benvenuto anche a te. 1060 sub, signori. 1060 subbini. Cappottato, cioè, mega. È cappottato proprio. Attenzione a me, diciamo. Quanto cazzo è bella sta musica, mi piace troppo.
Possiamo fare water pulse, aspettare magari una mossa da incurare su Medicham. Dai! Bene, sai. Pezzo di pezzo. Confuso magari? Bene. Ma ce lo incuriamo. Speriamo intanto di dare il Thunder. Poi lo incuriamo. E poi. Benissimo, lo incuriamo ancora peggio così. Su Detect, perfetto. Marco Chip resuba per il 17° mese. Buonasera, Said, una domanda. Se compri biglietti per Lucca ma poi non posso venire, se me li rimborsano? Non ne ho idea. Grazie mille per i complimenti, ma non ne ho idea. Non ho mai seguito il reparto vendite dei biglietti di Lucca. Beh, ragazzi, io qui baito mentre in coro. Pa-ba-bo-ba. È in coro. È vero, sto qui a solo Mega prima che uscissero le Mega, bellissimo. Tranne Chimeco però. Grazie a Luca Mellows che si iscrive al canale, grazie. Pepo, 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 Pepo. Potrei adesso. Io ho incorato il Detect. Quindi ora detecta. Quindi io in realtà qui faccio quello che mi pare, tanto non colpisco. E qui posso fare anche qua quello che mi pare in realtà. Posso incorare me stesso a fare bite. Ok. Bene protetto. Dai. Perfetto, auto encore. Non sapevo che fare. Bene. Adesso no, adesso attacchiamo però. Facciamo water pulse. Ma no, ha fatto doppia protect. Ma che pezzo di merda. Ma cosa fai doppia protect? Oh, becca di sto bite. Dai, un tenten. Sì, un droppino. Niente. Ma no, forse non droppa, forse fa tentennare bite. Sì, fa tentennare. Che sgranocchio che droppa. Vabbè, ora fa detect. E al prossimo lo dovremmo uccidere. Dai. Spatunzi Pants. Spettere Pants, arrivederci. Pa-pa-pa-ra. Bella lì. Siamo praticamente al 42 con tutti i Pokémon alla fine, eh? Il nostro obiettivo è stato raggiunto. Se non effetto dell'errabondo, non dovrebbero mancare tanti Pokémon. Forse Snorlax al 41? Ah, è medio dito al 40, quindi rimangono loro due da livellare. Livelliamoli. La lead non è il massimo. Però. Certo che avanziamo to the next zone. Dai, così poi torniamo a goderci la storia. Odon! Che è tipo Odor, ma senza la R. Granbull e Pupitar. Beh, Granbull teoricamente con una jump kick in questo gioco viene disintegrato per via della sua normalità. Della leggiadria del canto all'italiano. Quindi intimidate, tensione. Però io ho huge power, che mi frega. Quindi posso dire. Ma io qui andrei double su Grumble. Perché se mi fallisce l'hijumpo, so cazzi. Ok, non è fallito. Bella. Teoricamente facciamo high jump anche su Pupitar. Arrivederci, grazie. Mantine. Arrivano a Darude e Sandstorm su di noi. Poco male, cioè prendiamo un po' di danno. Vediamo se parriamo. Ah, prende la slot di Mantine nel caso. Non va su, giusto perché entra prima il Pokémon in questa gen. Figo. Grazie mille, Kicci90. Grazie mille.
Salardo viene baffettato dalla Sandstorm. Direi another body slam che lo manda in rosso. Laddove qui io provo l'altro jump kick. Dai che entra. Dai che entra! Il Kikku! Non muore. Dopo l'intimidate. Prende il contraccolpo? No. Ah no, Trash è quella che continua ad andare finché non si confonde. Attenzione al Super Sonic che arriva su Snorlax. Peccato perché vorrei andare di Canfiu. Ricordatemi, Pupitar è già buio? O è ancora solo roccia terra? Perché altrimenti vado di Confusion su Pupitar. Mi pare di no, però boh, vediamo. No, ecco. E allora facciamo così. Andiamo di Canfiu. Ma cosa mi stai dicendo? Mi stavo per arrabbiare. Pippo 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 pippo
Silio, altro high jump kick che arriva. Direi anzi no, portiamoci a casa prima la kill su Pupitar. Portiamoci a casa prima la kill su Pupitar. Arrivederci, grazie. Ok. Ice Ball. Palla gelo. Quindi mi farà sempre più male. Dai, Zalardo, landa questa hit. Non su te stesso, ma va bene. Sarà a me, diciamo, a deliverare, me lo sento. Eh sì, il boost è in special def, è confusione in special def. Cioè, special attack, insomma, attacca sulla special def. Dai, ti prego. Fammi deliverare questa hit. Dai, delivera sto jump. Bravissimo! Non basta. Attenzione, quindi mi becco anche un'altra Ice Ball. Ma ora delivero. Ora delivero. Guarda come delivera. Bravo, lì. GG, doppia W in pezzo di Peach. Manca una sfida per completare questo livello 70. Ragazzi, domanda per chi ha già giocato a Colosseum. Quando abbiamo finito, salveremo qui, ma una volta usciti, potremo ricominciare poi tra giorni dalla sfida dalla 71, giusto? Cioè, se usciamo fuori, non dobbiamo poi ricominciare da capo. Corretto? Ati, ma sei stranissimo, zio. È veramente strano. Sono tipo io con un cappellino. No, 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 non ho dato nessuna spuntatina ai capelli. I capelli sono lunghi uguali. Ok, posso ricominciare dall'ultimo checkpoint. Doppia, un'altra volta una intimidate. Su doppio fisico non è bello, ma abbiamo la possibilità di non occuparci troppo di Mawile. Andrei di doppio hit su Machoke. Andrei di doppio hit su Machoke. Qui prende un bel damage. Attenzione alle fake tears. Ci costringe a uno switch questa roba, eh. Se arriva su Snorlax, o cazzi.
L'avremmo dovuto sostituire comunque. Direi che qui Jovanotto ci dà un vantaggio notevole. Può Willow Wispare. Non viene toccato da Machok, credo. A meno che non abbia roba tipo Pursuit. Anche se io andrei qui di Helping Hand Confusion e tirerei giù Machok. Che non si sa mai. Potrebbe avere roba fastidiosissima. Canfiu. Arrivederci, grazie. Quagsire. C'ha crunch sto pezzo di pezzo. Beh, lo reggo. Attenzione. Attenzione. Perché qui possiamo fare la play della vita. Io qui provo la jump blind. Entra. Ma che è quella bulkiness? Whispalo, ti prego. Bene. Ma Wild teoricamente non è più un problema grosso. Questo va di Mud Shot. Va bene. Allora, la Speedfella. Io farei uno split su Quagsire. E qui, paradossalmente, un Calm Mind. Dove arriva il crunch? Non dovrebbe fare così tanto male. E pain splittiamo. Bella lì. E togliamo vita a Quagsire. Qui arriva il Mud Shot. L'abbiamo retto appunto con il Calm Mind. Però altra speed che cade, e stavolta non saremo più veloci di Quagsire, secondo me. Ci dobbiamo giocare tutto. Vorrei provare Helping Hand Confusion. Potrei fare una robetta. Potrei fare una robetta. E potrei Whispare anche Quagsire e proteggere col medio dito. Bella. Barnello anche su Quagsire. Così prende un tick. Su chi era andato il Mudshot? Focus a Medicham. A parte che ora quello che gli arriva a Medicham muore. Potrei provare lo Shadow Punch su Quagsire. E qui provo la Confusion, ma non mi parte. Mi ammazza prima Mawile di Crunch. Ci ho provato, ragazzi. No, ragazzi, non potevo rischiare il Pain Split su Medicham. Mi avrebbero potuto uccidere Giovannone, che qui sta reggendo la partita da solo. Piripi, piripi. Poliziotto. No, perché c'è Quagsire. Vabbè, potrei settare la legna, faccio comunque per uno. Barkness assolutamente no. Darkness può fare forse il nostro sporco lavoro. Lui usa Mudshot. Sto pensando. Metterei la Darkness, che ha più output offensivo. E andiamo di Helping Hand Water Pulse. Perché non ho fatto calcio in volo su Mawile? Perché avrei potuto fallirlo.
Ma Wild Barnato non ci fa tanto male. Cioè, ma Wild Barnato è una slot che voglio tenere lì, perché lo possiamo controllare. Quindi, Shadow Punch. In realtà Water Pulse basta adesso. Posso fare un Wisp sulla slot di Quagsire, perché in questa generazione, se muore il Pokémon, l'abbiamo appena visto, e l'attacco entra su quello dopo. Quindi andiamo a fare Water Pulse su Quagsire. Quagsire muore. E adesso il Wisp, se entra, entra su questo, sul prossimo Pokémon. Che non so quale sia, però. Oh my god! Contro Crunch non ci dovrebbe fare niente. E infatti. Tre Wisp su tre, signori Giovannotto! Grazie a SwissMade3 che suba per la prima volta. Benvenuto in famiglia, caro. Spero ti divertirai nel gruppo dei subini. Pa bo bo pa pa pa. E qui io direi di andare full Barst su Dusclops. Ce ne frega più niente adesso. Un falso dio. Terminiamolo. Vieni, eh. Crunch non ci spaventa, sei barnato, sei inutile. Niente mi fai. Dai, Shadow Pancello, pugno nell'ombra. Forse muore di Barn. Anche questo Shadow Punch non ci spaventa. GG. Well fucking played, ragazzi. Il falso dio è stato abbattuto. Livello 43 è stato compiuto. Livello 50 Altaria. Io provo il Wispone della vita. E qui Water Pulse è inutile che lo faccia su un drago. Così quanto in realtà è inutile anche che faccia Water Pulse su Mawile. Ma è anche vero che non c'è nessun altro Pokémon che stiamo aspettando, quindi possiamo buttarlo giù adesso. Ciao. Dai, proviamo il Wispone. Fammi vedere il quarto Wisp su 4. Anche perché è arrivata la Dragon Dance. Il Wispello, signori. Potremmo incorarlo. Però incorandolo. Cioè, adesso tanto dopo una Dragon Dance non ci fa niente. Ancora non lo incoriamo. Se ne fa un'altra lo incoriamo. Adesso non ci conviene. Psybeamiamolo. Dragon Breath. Ma perché fa Drago Spiro dopo aver fatto Drago Dance? Boh. Lo sa lui. Niente. Niente gli faccio. Tanta spdef. Tanta spdeffina. Ci conviene comunque, secondo me, Shadow Punch. Water Pulse in ogni caso. Perché almeno possiamo confondere. Se tanto Psybeam gli fa così poco. Lucatese, non mi ero reso conto di essere più lento. È chiaro che va a incorrare la mossa che parte dopo. Però pensavo di essere più veloce. Ma in realtà lui ha fatto Drago Danza. Quindi è più veloce lui. Ha senso. Barkness. Thunder. Abbiamo già vinto. GG. C'è un bite, non rischiamo. Tanto è già morto. Muore di burn. Non ci puoi neanche paralizzare, anzi che può. Perché siamo ancora in questa gen.
Ciao. Pepe. In ginocchio. Il nostro amico ateo. Scacco matto, ateo. Sei incredibile. Vuoi diventare un chief del Monte Lotta? Non scordarti di prendere i pochi coupons che noi prenderemo. Assolutamente. Però finalmente ce ne andiamo di qui. Dammi tutti i pochi coupon che hai. Grazie. Topperoni. Ok. Sì. Grazie, Abra. Allora, vediamo intanto cosa possiamo acquistare con i coupon. Sì, exchange. Psichico direi perché tira giù la special defense di un attacco psichico. Minchia, non abbiamo fatto niente. In realtà pensavo di aver preso chissà quanta roba. Tomasak ci scrive: buonasera belli, ci tenevo a dirvi che mi ha fatto molto piacere avervi potuto finalmente conoscerti di persona. Sabato sera mi dispiace solo non essere riuscito a salutarvi quando siete andati via, ma sono sicuro che ci rifaremo a dicembre. Buona live, ragazzi, eravate troppi. Eravate tantissimi. E noi di domenica, come sapete, lavoriamo, quindi ecco perché alle 11 siamo già andati via. Comunque, in Giappone ci conosceremo molto bene. Icy Cold Beam, quindi gelo raggio. Vabbè, tanto non le possiamo comprare queste. Queste doppio team. In 3 dusting Leon 9966 sia buona per il terzo mese. Grazie mille. Potrei comprare solo psichico. E a chi lo do psichico? Lo impara la Darkness psichico? Se lo impara glielo do. Posso anche prendere leftovers a 10.000 punti. Wow. Quick Claw. Choice Band. Ragazzi, farmiamo per la Choice Band tutta la vita. Lo prendiamo psichico, dai. Cazzo, con la Choice Band saremo fortissimi. Facciamo Medicham Choice Band e abbiamo vinto. A Luca ci sarà anche il 30 e 31, dato che ci sarà Araki. Ci sarà tutti i giorni, ragazzi. Io psichico lo piglierei. La impara? Mi confermate che la impara la Darkness? Pepe pepe. Sto aspettando, eh. È la terza gen. Sì, la impara a posto. Crassia. Ok, ci abbiamo anche guadagnato una bella MT. Grazie a Reghiaccio8 che suba per la prima volta. Benvenuto anche a te in famiglia. E meno 34 sub ai 1100, signori. Meno 34 sub. Dai, ragazzi. Dai che ci arriviamo a 1100. Sai che chi... Sai che imparo. Ferdi. Imparano tutti tranne lui. Com'è possibile? Non è che magari sono io che ho sminchiato roba col Pokémon? La impara per accoppiamento e non per MT. What? No! Abbiamo sprecato 3500 coupon. Voglio morire! No! Non glieli posso dare indietro, vero? Beh. Fanculo, non gliela posso dare indietro. No, ma che resetta, devo rifare le lotte.
Ma che save state, Ferdi? No, no, ma che dobbiamo rifare le lotte un'altra volta? No, 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 no. Abbiamo passato mezz'ora a fare ste lotte. Voglio piangere. A chi la diamo? A me diciamo. La impara Cozzata Zen. Esiste Cozzata Zen in questa gen? Non la impara Cozzata Zen. Allora diamola a me, diciamo, non è così sprecata. Perché non gli avremmo potuto dare niente di che, no? Impara qualcosa di interessante al posto di. Impara qualcosa di fisico. Per favore, ragazzi, però datemi una risposta che è vera, se no cerco da solo. Confusione. Medicham, impara una mossa fisica interessante di tipo psico, tipo Psycho Cat. Leopardo 0 o Leopard 03 si iscrive per la prima volta. Benvenuto in famiglia. E grazie anche a Safir H93 1068 sabbini. Ok, a posto. Allora diamogli la Canfium, cioè diamogli lo psico sulla Canfusion. Perché non esiste psicotaglio, giusto? Perché non esisteva. Cioè, ce l'abbiamo qui perché è moddato il gioco. Il Physical Special Split. Però normalmente non esiste. A posto, a posto. E allora niente è perduto. Niente è perduto. Qui c'è Arrows. Qui in questa mod c'è. Questo lo so che c'è il Physical Special Split. Però non mi ricordo se psicotaglio esisteva. Perché dovrebbe avere high chance to crit. Bello psicopugno, Mega Venusaur. Una mossa molto esistente della nona generazione. Ok. Grazie mille a Armand090 che suba per la prima volta. 1069 sub, meno 30, ragazzuoli. Meno 30 ai 1100. Vabbè, basta ragazzi, abbiamo finito. Lasciamo loro davanti e andiamo via. Grazie a Matteo Capone che resubba per il quarto mese. Thank you, boy. Meno 30. Sì, Phantom Dusclops. Scusami, ho detto 30 e volevo dire 31, perdonami. Non ho visto il counter, ho detto 30. So che 30 più 69 fa 99. Ma ti ringrazio, sei sempre gentilissimo a far notare tutti gli errori che faccio in ogni singola live da quando sei collegato. Non sono passivo-aggressivo. Dove dovevamo andare, ragazzi? Dove dovevamo andare? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Mystery Lab? Forse? Cresselia. Ah, nell'underground. E ci si arrivava da Pyrite. L'ascensore che sta in fondo a destra, nel palazzo in fondo a destra. Vero? È qui, vero? Ora scendiamo. No, ora c'è la tipa che ci sfida. Vabbè, meglio. Magari facciamo il 42. Dai, rompici le palle. Bra. Che
Kai vuole lottare, ma Kai adesso ha tipo Pokémon 30 livelli inferiore. Ti prego, Phantom Dusclops, ho detto 30, ma non sono realmente 30, sono... Ora vediamo quanti, sono 3 credo, per un Pokémon e 2 per l'altro, ma ti assicuro che... Non l'ho detto per dire, sono 3. Allora, qui direi che andiamo come cazzo ci pare. La facciamo? Grazie CryptoJ. Grazie mille. Meno 29 sub. Grazie. Eh no, sono 29. Mi hai sbagliato, Phantom Dusclops. Andiamo. Body slam. Andiamo. Pepe. Ok, ce l'abbiamo fatto. Allora. GG. Potrei usarle nel Poké Relax queste colonne sonore, ma in realtà sfortuna. Vorrei utilizzare un po' di Pokémon Colosseum o OST in diversi video. Cioè, ci sono alcune canzoni che mi hanno proprio gasato. Il disco da utilizzare. Dovresti schioccare le dita tutto il tempo del Poké Relax, è vero. Forse dobbiamo andare qua, prima? No, no. Forse qui. Se no torno da Cresselia, eh. No. Questo ci aveva già detto sta cosa. E allora torniamo indietro. Dobbiamo mettere il rear disc se non sbaglio, cioè il right disc come cavolo si chiama, sì. Dai, andiamo sul dischetto. Non ci sono stati dati altri dischi, vero? Perché c'è uno strumento a sinistra, ma dubito fortemente. Non ve lo posso dire, ragazzi, questi sono i punti interrogativi su EveryEye, sennò che li ho messi a fare. R disk, F disk, to pay respect. Ragazzi, non posso parlare di Sword and Shield in questa live, purtroppo. Non ho proprio il permesso di farlo. Ne ho parlato nelle live giuste, adesso non posso più farlo. Sono serio, non me lo lasciano più fare. Che altrimenti sarebbe ingiusto nei confronti degli altri creator, visto che io non ho partecipato da creator, ma da stampa. Dio mio. Allora dobbiamo scendere. Già, già, già. Ecco Cress. Se la fugge, che se ne scappa. Ah, posso unlockare le door così come un grande? Sono confuso. The fuck is this? Ah! È l'altra entrata dal palazzetto dello sport là. Ok. E però non posso sbloccarla al contrario? O forse ora ho un pass che non ricordo più di avere. Sì, forse è questo. Ciao. Mi chiedo quando è che Lady Venus mi darà uno Shadow Pokémon? Mai. Fenfon 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 fenfon
Elgato HD60. Mi sto documentando in merito, ma trovo sempre recensioni che mettono in allerta l'incompatibilità con OBS, quindi ho l'ansia attaccata alla carogna. Di nuovo complimenti a te, a Chiara. Manuel, è Elgato HD60. Aspetta,
Ora un po'. Questa qua. Ok, ne ho due. E questa qui. Tranquillamente compatibile con OBS. Io uso sia XSplit che OBS e funziona con entrambi. Vai sereno. Apparecchi fantastici, quelli dell'Elgato, che non mi hanno mai abbandonato, non ho mai dovuto ricomprarli. Guarda come scappa la puttana. Che poi lei è con sorpresa inclusa, se vi ricordate. È un inseguimento incredibile. Ah, ma noi... No, non abbiamo le credenziali per fare quello che voglio fare. Guardate come ci mancano le credence. Porca... Va bene. Ce la faremo. Ovvio. Ah, c'erano altre spie? Non passerete oltre me. Frena! Perché ci ha fermato? Porca troia! Si chiama Frena! Perché ti dice "Ehi boy, frena". Va bene. Perché hanno questi livelli terribili? Perché il boss aveva il livello 45? Ma secondo voi l'hanno chiamata Frena perché non doveva essere concepita? Cioè, ci potrebbe stare come è un errore di programmazione. Body Slam su Shroomish avrà effect spore? Perché a Jigglypuff voglio fare jump kick. Ti prego, uccidilo. Dia jump, ti prego, ti prego. Bene. Manda in campo Teddy Ursa. Fake tears. Madonna, che immagine disturbante. Tutto coso che tira fuori le fontane dagli occhi. Body slam. Ora entra il chicco. Mi ha frenato la jump kick. Bibu. Bella. Me l'avevo dimenticato, perdi. The Booker 96 resuba per il 16° mese. Ti si vuole bene, ti mando un abbraccione. Grazie per tutto il lavoro svolto e per l'hype che mi hai messo per Swashy. Grazie. Frena, questo è il prossimo membro del team. È tutta lore, è tutta lore. Io farei... Oddio, ma di Psychic quanto gli faccio? Aspettate, fatemi yonnare. Che non so quanto gli faccio di Psychic, ma secondo me non gli faccio poco. Ciao peggio. Attenzione allo Shadow Rush. Qui yonniamo... E poi facciamo Detecto. Detecto. Con Medicham. Mentre body slammiamo, che tanto non gli famo niente. Detecto. Arriva il rascello. Noi detectiamo. Non parlare, ti prego. E adesso direi che è il momento della Great Oboru. Beh sì.
Andiamo. Yes. Pepe. Non dovevo perdere, ho vinto una challenge del Colosseum. Vabbè, ma frena. Io sono più forte di te. Se sei cattivo con me, piangerò, ok? Sì. E se metto no? Ma io voglio piangere, ok. Get good. Ragazzi, abbiamo preso il golemmino. Non ho cambiato la lead, vero? Perché sono stronzo. Yax! Vuole lottare. Si è anche chiesta cosa stava facendo. Frena là di sopra. Yax. Lei è real Yax. Benissimo. Ai Lorenz, direi di fare un body slam qui. E di qua, anzi no. Anzi sì. E di qua fare lo psychic, perché potrebbe tirarlo giù. Beh, dai. Affleckliax, esatto. Cerca di fermarci con, di frenarci, anzi, con i Liax. Con i real Liax. Liax manda capo Gloom. Ci arriva lo Psychic dritto su Medicham, sicuro. Vabbè, tanto è arrivato a 42. E noi andiamo di Barkness, direi. Così abbiamo il bite tattico su Kirlia. Body Slam. Non serve il bite. Quanto è bello l'inchino di Kirlia quando muore. Bellissimo. Stuntler. Pure. E beh, che facciamo? Lo prendiamo. C'ha Intimidate Stuntler. Frena, ci sono dei Liax. Non sapevo mica che avesse. Allora fatemi fare la ionneria qua. E qui. Boh, Blind Thunder su un'erba che me lo resiste, ma chi se ne frega. Blind Thunder. Andiamo. Parriamo. Parriamo. Time to take you down. Ma che male fa sto Stuntler? Ma fa malissimo. Ma è strabiliante. Prendilo e chiamalo John, di sicuro, ragazzi. È il nostro Stuntler John. Il prossimo turno Stuntler John si addormenta. Di conseguenza, noi andiamo a fare lo Body Slam sempre su Stuntler, io vi direi. E no, non è vero, ammazziamo Gloom. E su Stuntler facciamo un baitello. Niente. Time to take you down. Fortissimo sto stato. Veramente forte. Troppo forte. Vabbè, intanto si addormenta. E intanto, boh, giovanotto. Lume è paralizzato, a posto. Stuntler se la ninna. Andiamo un attimino di double focus su Gloom. Togliamocelo dalle balle. Fa niente bite, eh. Però penso venga giù di Shadow Punch. GG. Eccoci. Und grazieroni. Tiriamo una Mega Ball, ma non so se basta. Ha tanta vita. Vediamo un po'.
Se no, facciamo un altro baitino. Dai, ci credo, ci credo. Ci ho creduto troppo poco. Ancora. Dai che magari se la ridorme. Ovviamente. Ha flinciato, attenzione. Direi di fargli una ball. E nel caso fallisse la ball, andiamo di Thunder Wave. Così gli abbiamo anche messo uno status. Dai. Spatunzi, Pemz. Ticchino, due ticchini, magari anche il terzo ticchino, magari anche il catch, magari anche il catch. GG, W e anche un piccolo piccolo pezzo di una P. Ho capito perché Frena vi ha lasciato passare. Lo capisco molto bene. E beh, hai straperso. Che sei una scarsa. La poliziotto lead, la lake lead. La lake lead, dai, sì, ci sta. Però aspettate, la Barkness a che livello è? Al 42? Facciamo la vera poliziotto lead, che è poliziotto più cane. L'antidroga lead. Eccoci. La Digos lead. Ma guarda un po'. Non pensavo che sarei rimasto coinvolto in tutto questo. Lonia. Ah già, è una tipa, quindi coinvolta. Di spalle non sembrava. Va nel campo Dunsparce e Octillery, ma noi abbiamo la Digos lead e non ci ferma nessuno. Ci siamo, ci siamo. Allora, andiamo a fare T-Wave su Dunsparce e settiamo la Rain. Dai. E reindensiamo. Grande Stuntler John, che regala il suo decimo abbonamento a F94. Benvenuto nei subini. E si è fermato con i regali, ma nei fatti 10 Stuntler. Insomma, ci mancherebbe. Bene, adesso thunderiamo Octillery 100%, waterpalsiamo, boostati Dunsparce. Per ora. Attenzione all'Octazooka che sarà boostato e mi ammazza perché io sono parrato. La Digos lead ha fallito. Octillery c'ha la roba buona e la spara addosso al cane. E allora niente, devo fare Lake lead F2. Lui è paralizzato. Direi a questo punto di andare di Water Pulse qui così. E qui andrei di Swagger. Addirittura. E Pooh! Ciao, Peperone. Allora mica falce cannone sto coso. Entra Maskering che ha l'Intimidate. Tutta acqua però sta roba, eh. Grazie a Pagas92 che suba per la prima volta. Ragazzi, 1074 sub, meno 26. Andiamo a swaggerare. Dai. E invece. Parte l'Octa. E mi fa cadere anche l'accuracy. Questo non è buono. Grazie LupenRoma91 dei tuoi bizzini, grazie mille. Ma io sapete che faccio? Doppia hit rain su Maskerain. Che non è acqua. Perché mi ricordo che è acqua? Forse perde il tipo acqua dopo Surskit. Perché pensavo fosse acqua? Boh.
Convinto coleottero acqua, diventa coleottero volante. Ah, ecco. Convinto che rimanesse coleottero acqua. Pure! A posto. Perché è Mask Rain. E allora ragazzi, qui andiamo di full burst a questo punto. Mentre Pyloswine lo lasciamo un attimo stare perché se si becca una mossa acqua muore. Noctillery non vuole tornare al gabbio. Proprio vero. Ma la poliziotto lead non perdona. Fossetti. Octazuke. Va bene. La Rain stoppa. E noi famo il Watery Pulse. Mentre di qua famo l'Hypnosis. Sperando che entri. No, ha attaccato però prima Politoed. Quindi Water Pulse. Però tanto muore. Quindi, boh, faccio così ma fallirà. Fallirebbe qualsiasi altra cosa. Bene. Ora mi arriva la Digganza. Una bella botticina. Direi Psybeam Hypnosis fino a che non si addormenta e viene catturato. Pensavo di fargli meno. Meglio. Oh, this gonna take a while. Gli tiro una ball. Se lo prendo sottoterra rido. Anzi, ho tirato la ball nel fosso e l'ho presa. Tipo schiacciata di pallacanestro. Dentro il fosso e l'ho presa. Ottimo così. Sono una perdente. Non mi posso far vedere dalle Divinus in questo stato. Ok, ma quanti Pokémon ci sono rimasti? Assolutamente la Lake Lead a questo punto, visto che tutti gli altri sono morti. C'è un altro allenatore? No. Prendiamo intanto lo Strumengitz, che è una Ultra Boru 4. Notto Beddo. Notto Beddo Etoru. Lei sarà l'ultimo bosserone. Dobbiamo affrontarlo. Cioè l'ultimo boss, diciamo l'ultimo Grant. Dimentica il poter passare dietro di me. Ti proteggerò le Divinus. Nelis. Va bene. Loudred e Seviper. Parabam. Direi di settare la Rain e fare uno Psybeam su Seviper, che bene non gli fa. Che botte. Rendenziamo. Attenzione al Body Slam. Grazie a Romanski che suba per la prima volta a meno 25 sub ai 1100. Dai ragazzi, meno 25 sub, ce la possiamo fare. Attenzione allo Swaggerino. Che missa. Andiamo di Water Pulse qui. E direi di Water Pulse anche di qua. E più! Secondo me viene giù.
sotto Rain. E l'outred e non explode. Dai che viene giù anche se Viper. Attenzione a Sneasel. A Shadow Pokémon. Meno male. Piano. Piano, boy. Adesso se Viper torna su, quindi qui io direi di tirare una ball, che se ci va a culo prendiamo Sneasel subito. Noi usiamo la Ultra Ball addosso perché non ne vale la pena. Arrivano gli scriccini. E noi waterpalziamo. Pooh! Arrivederci, grazie. Livello 43. Corsola lo tiriamo giù. Corsola lo tiriamo giù. Il problema è che non so come hittare Sneasel. Con Psybeam non lo prendo. Gli tiro un'altra ball, ragazzi. Gli tiro un'altra ball. Ragazzi, vi ricordo che potete iscrivervi al canale. Mancano 25 sub al raggiungimento dei 1100. Se volete controllare se avete la possibilità di iscrivervi gratuitamente, passate il mouse sul video dello streaming, se vi esce un tasto con su scritto free sub ready, mannaggia, potete cliccarlo e automaticamente sarete iscritti, come appena fatto Davy0295, che ringrazio. Morto. Vabbè, almeno posso hittarlo adesso. Grazie anche a Tommy Rook che resuba per il quarto mese, grazie mille. Pepo 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 pem. Pepo pem pam. Grazie anche a Dica Andrea che si è iscritto per la prima volta. Benvenuto tra i subini. Mi piacerebbe fare water pulse. Mi piacerebbe un sacco, ragazzi. Bella. Non crepa. Ancora scriccini. Che bella è l'animazione di Screech, anche se non è un urlo. Ciao caro, grazie mille. Attenzione allo confuse doppio. Adesso siamo confusi con tutti e due. E che dobbiamo fa? Po 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 no po po no po 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 po. Shadow Pancino qui, Water Pulse di qua, se tutto va bene. Oddio, forse non avrei dovuto fare sto Shadow Punch? Perché prenderà un bel po' di recoil adesso sto scemo. No, ok, non tanto. Ti prego non hittarti. Un solo Pokémon. Ti prego non hittarti. Dobbiamo catturare Sneasel assolutamente. Meno male. Anzi, dobbiamo prenderlo. Dobbiamo prenderlo. Dobbiamo prenderlo. Se non lo prendiamo, so cazzi. Questo Screech è stra pericoloso. No, sei un coglione. Ah no, ma aspetta, in surf in questa generazione non colpisce anche il compagno, vero? Ok. Dobbiamo assolutamente tirare giù sto stupido di Corsola. Prima che questo si ammazzi. O mi ammazzi. Devo usare la Ultra Ball, ragazzi. Se non uso la Ultra Ball sono finito.
Non tittare da solo, ti prego. Meglio perdere a questo punto che perdere Sneasel. Va bene, va bene. Abbiamo perduto, ragazzi. The Bitter End. The Bitter End. Torneremo più forti di prima. Aspetta, ora devo ribattere la tipa davanti all'ascensore. No. 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 Red Hinorel, non curo i Pokémon perché mi piace vederli soffrire, quindi non li curo perché era lontano il centro Pokémon. Potremmo approfittarne per prendere Golem. Però fanculo. Non lo farò adesso. Adesso andiamo avanti con i Pokémon che abbiamo. Incredibile, non ci ha sfidato. È incredibile tutto ciò. Che magia è mai questa? E non ho usato i revitalizzanti, Red Innoler, perché altrimenti avremmo potuto perdere Sneasel per il contraccolpo. Non so se devo reinserire il disco, forse sì. A parte che è uguale adesso, posso inserire anche quello F. Sì, non magari line file. Inserisco un registro dentro sto coso. Cos'è che aveva davanti? Prima di Corsola, non mi ricordo già più. Vabbè, andiamo con i Pokémon più scarsi che abbiamo comunque. Nani, nani dei faccheroni. No, sono andato dalla parte sbagliata. Survivor e Loudred, giusto? Allora potremmo fare Survivor, Loudred, questa liddina qua tattichella. Ah, già che cambiano a seconda dei miei in campo, hai ragione il Bogio. Oddio, forse magari solo i boss lo fanno. Lo scopriremo adesso. Ma scusate un attimo, ma questa porta dove porta? Ah, ecco. Avevo completamente ignorato questa porta. Ci sono delle timer ball, tra l'altro. E due max potion. Meno male che l'ho vista, allora. Meno male che abbiamo perso. Ci stavamo a perdere sto loot. Sti tutti 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 tu. Vediamo se cambia lì da seconda dei miei Pokémon anche un semplice NPC. Perché non credo lo faccia, in quanto Sneasel secondo me lo tira dopo. E invece, come non detto, effettivamente cambia. Cambia con i Pokémon che ho io. Però io teoricamente adesso posso sdrumarla abbastanza bene. Perché vado di Water Pulse su Sneasel e gli faccio un bel dannetto. Secondo me Sneasel esplode adesso.
Dai. Confonditi. Ci sta? No, eh. Dai, hittiamo forte. Ciao Survivor, mo entra Corsola o Loudred. Non penso entri Corsola in realtà. Infatti. E di nuovo Water Pulse, però forse gli facciamo troppo male. Boh, per ora andiamo sugli altri. Tanto questo si fa male di Shadow. Ma che male fa? Ma che male fa sto Pokémon? Ma fa troppo male. Anche perché all'epoca non aveva Weavile. Ma vabbè. Arriva Corsola. Sperando che faccia Screech. Io vado di Water Pulse qua e anche di Psychic qua. E invece no, mi ammazza Medicham. Sì sì ragazzi, lo so che ha usato Stridio, però fa comunque un sacco male. Ok, confonditi. No. Questa è la multi-hit. 6 PS a volta, può fare fino a 30, no. Ari Water Pulse qui, Ari Bite. Per stare sul sicuro. Attenzione allo Screech, poi gli farei Thunder Wave. Non è che vuoi tentennare, zio. Vabbè, muore meglio. Quindi ora ce la siamo cavata con un meno 2 su Barkness, Thunder Wave. Allora, Reguz. Se posso essere sincero, io farei Water Pulse e Idropompa. Solo Psybeam e Idropompa rischiamo di missare. Non vedo alternativa. Togli ripeti, ma sei pazzo Aristofane, ma sei pazzo? Psycap via, ma siete pazzi ragazzi, ma siete fuori di testa. Assolutamente no. Sia Psycap che Encore sono iper fondamentali. Le abbiamo usate mille volte. Psycap ci ha fatto vincere delle partite Encore uguale. E io toglierei Psybeam, ragazzi, ve l'ho detto. Toglierei Psybeam, abbiamo Psichico adesso su Medicham. Psybeam non serve più così tanto. No, Idropompa non conviene un attimo. Idropompa conviene. Ci risolve delle situazioni in cui dobbiamo prendere per forza la kill sotto Rain e la prendiamo. Io toglierei Psybeam. Non è stab. Ormai lo avete visto, fa sempre meno danni. Abbiamo Medicham che già dispensa psichico, molto più forte, e anche stab. Non gli serve. Non abbiamo coverage, è vero. Però abbiamo Psycap e Encore, quindi siamo comunque utili. Io toglierei Psybeam. Cioè io toglierò Psybeam. E gli togliamo anche il Twisted Spoon e lo diamo a Medicham.
Ha fatto Screech il pezzo di merda. E fallo per tutta la vita. A tal proposito. Ah no, è più veloce. Pensavo di essere più veloce io. In realtà ora lo locco su Shadow Rush. Tanto l'avrebbe fatto lo stesso. Cioè in realtà avrebbe fatto la combo Screech, Shadow Rush, Screech, Shadow Rush, Screech, Shadow Rush. Ora almeno fa solo Shadow Rush. Ma tanto entra in questa ball. Quindi tutto quello che ho fatto è inutile. Paralizzato, vita gialla, entra qui. Ero più veloce prima perché ero sotto rain. Ecco perché. GG. In che senso guardo da Bashi se leggo la chat? L'ho letta finora, abbiamo parlato delle mosse. Bene, sì, ciao. Prima che il ragazzo possa fare altri casini, mi incontrerò con Hai nel laboratorio dei Pokémon Ombra. Ma perché mi seguite fino a qui? Non è giusto. Non è buono questo. Non posso arrivare nel laboratorio. Anzi, non posso guidarli al laboratorio. C'è un qualcosa per curare i Pokémon adesso? Cortesemente. Oh, la smetti di glitchiarmi! What the fuck? Ah, ok, da qui sono entrato. C'è un treno che non so dove porti. Degli strumenti molto interessanti. Il treno, che è l'unica cosa che posso prendere. Qui non c'è niente, scusate. Fatemi capire. È completamente inutile sta cosa. E di qua invece c'è gli occhialini neri. Allora, Natm, fatemi. Items give. Cosa gli diamo? Mi sa niente in realtà. Che qui claw serveva per niente. Time flute. A lui non diamo niente, quindi gli prendiamo e basta lo strumento. Ah, non ho room. Mannaggia, allora gli devo per forza givare qualcosa. Vabbè, in questo momento gli do un awakening. Sì. Ah, non può fare comunque il cambio. Va bene. Allora, usiamo un Resasp Def su nostro bomberone giovanotto. Speed lo usiamo sulla Barkness. Patapua. Protein lo usiamo su medio dito. Iron lo usiamo su poliziotto, che solitamente si fa defensive perché in realtà è carente in difesa, rispetto alla difesa speciale intendo. Item give, grazie a Hayden94 che suba per la prima volta, benvenuto. Lo diamo momentaneamente alla Barkness, che almeno ha i bite boostati. E ritiriamo il Twisted Spunno. Items deposit, yes. Che cazzo faccio perché torno indietro. E item give Twisted Spoon a medio dito, che torna dopo tanto tempo al suo legittimo proprietario. Anche questo non serve a nulla, sembrerebbe. Tag life, esatto, per la Barkness. Hello. Ladies and gentlemen. Manca la chiave. Che chiave? Small tablet. No. Non ho nessuna chiave. Ah, ok. Qui c'è qualcosa. Manca la chiave anche qui.
Ah, ok. Sei così facile da fregare. Lo vedi? La chiave per il treno Umbra ce l'ho io in mano. Pensavi che ti avrei lasciato utilizzare il nostro treno? Oh, che coglione che sei. Ciao ciao! Non vi dimenticate di me! Wow, no, non possiamo inseguirla? Cioè, non è abbastanza ovvio che possiamo farlo? È scappata di qua, no? Quindi in teoria mi basta andare su per inseguirla. Però prima devo curarmi. Ah no, sono già full curati, figo. Devo partire con una lead aggressive. Che direi è questa. Andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Cerchiamo di capire dove sono scappati sti beoti. Forse saranno tornati allo studio televisivo. Ha lasciato una cosa a terra? Ah, e non l'ho vista, ragazzi. Allora torno indietro. Non l'ho vista, perdonatemi. Torno a tenere al volo. Te li do tutti, scappo, buon proseguimento. Grazie mille, caro. Grazie dei nuovi bizzini. Cioè, torniamo a terra e vediamo che cosa ha lasciato. Evidentemente l'ho dimenticato. Forse aveva un lasciato le chiavi, le sono cadute per sbaglio. Dai, dai. Ti prego. Per Luigi's Mansion dovrete aspettare un pochino, ragazzi, ma qualcosa ci sarà. Ecco. Subway key. Chiavi per il sotterraneo. Però mi sa che non sono questi. Invece ce le sono cadute di tasca mentre cercava di fottercele. Ma che idiota è? Piano malvagio, ti rubo le chiavi. Ciao scemo, le cadono per terra, le perde. Va bene. Oh shit. Via via via, back pedala, back pedala. Fammi vedere prima cosa c'è qui. Anca, ti levi dalle palle per cortesia. Ti prego, togliti dal cazzo. Come ci parlo con loro? Mi sta in mezzo alle palle. Ehi, come va? Eh? Ma non doveva arrivare le Divinus oggi? Ah, mi ho già visto da qualche parte. Oh, sì, siete sulla lista nera. Siete Arsine ed Anka. Ma come avete fatto ad arrivare qui? Oh, questo non va bene. Non possiamo lasciare che questi entrino nel laboratorio dei Pokémon Ombra. Mi sono cagato addosso. Che cazzo di jumpscare era? Ok. Ah, prendi questo, coglionazzo. Non riuscirai mai a inseguirci. Non pensi che questo sia un po' esagerare? Brendan ci dice: buonasera, Saido, piccola informazione. Volevo sapere se alla fine farete quel progetto detto nella live post E3 2019 e streamerete ogni mese un torneo competitivo di Pokémon. Un abbraccio, continuate così. Sì, non sappiamo se dall'inizio di novembre, quindi adesso, con l'internazionale o se dall'anno prossimo. Lo scopriremo presto. Main gate key. Ottimo. E il main gate che cos'è? Ah, forse è la chiave che mi permette di arrivare con il treno al main gate.
permette di aprire il lab. Fa forse dal lab quello lì fuori. Dobbiamo tornare indietro. E entriamo dal laboratorio di sopra. Ah, devo andare di qua. Ok. Vai, Subway Key. A destra dove, ragazzi? A destra dove? Devo tornare indietro? Torno indietro. Sopra la metro hai lasciato uno strumento. Controllo, ragazzi. Mi confonde un botto il fatto che questa tipa si metta in mezzo alle palle mentre cammino. Grazie MarcoMor96, grazie mille. Vediamo un po' che c'è. Aole. Ah, qui, qui. Aole. Ah, beh, senza questo direi che avremmo fatto poco. Ma che... up disk? Quindi va su? Ci porta verso l'alto? Anche perché senza questo mi sa che non si andava avanti. O forse ci porta direttamente su con una scorciatoia. Vabbè, lo scopriamo comunque adesso. Vediamo un po' che accade. Up we go! Esattamente. Baguette, baguette, baguette. Ora usciamo. Dobbiamo rifare tutta questa strada perché... ah, ok. Fantastico. Adesso funziona l'ascensore. Bella. Grazie Anka. Grazie mille. Gentilissima. In realtà avrei potuto fare prima dall'altra porta, ma sti cazzi. Di qua, vero? L'entrata. Grazie. E adesso teoricamente up we go. Perché la, per andare a sinistra servirà il left disk, che però non credo di ottenere ora. U disk. Dov'è? Up, vedete, sì. Bene. Pronti via. Pziung. Dai, Anka, muovite! Ok. Un altro time flute. Quindi non serviva per una scorciatoia, ma solo per prendere un altro time flute. Beppo, Beppo. Ok. Ragazzi, siete d'accordo Time Flute su Golem? Bene. Grazie a Ale Babage, che si iscrive per la prima volta. Benvenuto in famiglia. Accedi pure al nostro gruppo Telegram. E meno 20 sub ai 1100, signori. Meno 20 sub e 1100. Tanta robella.
Ma davvero? Con tutti gli occhiali neri non vi faccio niente. Very good. Golem ci servirà per alcuni matchup, non lo terremo fisso in squadra. Per alcuni matchupini è tattico. Dai. Vai Politz. Bra. GG. Ok. Possiamo uscire. E avvicinarci lentamente verso l'uscita. Grazie, questo anello mi sta distruggendo le dita. Non riesco a schioccarlo. Oh, ora sì. No, Agate Village. Agate Village. Go go go. Dov'è che era il giudice onomastico? Qui direttamente quando viene. Quando vengono. Però se non lo piglio. Il coglione che sono. Ah, il Time Flute posso usarlo anche da fuori? Vabbè, in ogni caso mi serviva un centro Pokémon, quindi. Pokémon Storage. Pochetto Mosuta Storage. E prendiamo Golem. Tiriamo via momentaneamente la Barkness. Eh sì, perdi col Time Flute per l'appunto. Time Flute. Vediamo se posso utilizzarlo direttamente così, ma non credo. Infatti lo posso usare solo lì. Andiamo. Andiamo. E ora proviamo a utilizzarlo. Ma come can be used now? Time Flute. Ah, ecco. Signor Serebi! Check Serebi! Salve signor Celebi. Insta purified. Ha imparato magnitudo 0 exp. Ottimo. Certo che diamo un nickname. Come lo chiamiamo? Oggi è il compleanno di Celebi, sono 20 anni che il sito esiste, ma pensate un po'. Non lo sapevo. Come lo chiamiamo? Sasselebi.
Geomag fa. Per ora Sasselebi vince. Sassonia. Rocchitto. Sasso. Palla da 8. No, vince Sasselebi, ragazzi. Mi spiace. Tutto in caps, vero? Sasselebi. Il Sasselebi, ok? Assolutamente sì. Cosa impara di bello? Che moveset ha? Magnitudo, Rollout, Rock Blast e Darude Sandstorm. Posso insegnargli qualcosa delle MT che ho? Bene. Attract, no, 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 Fert. Attract, no. Beh, signori, direi che mi fermo qui. Non ha senso che io vada oltre per 5 minuti per non combinare nulla. Attract e lore. Fare sasso, beh, certo. Ragazzi, mi fermo qua. Ragazzuoli, mi ringrazio per essere stati con noi stasera. È stata una bella live. Abbiamo fatto un bel po' di lore. Ci accingiamo ad andare al laboratorio. Non manca tanto a finire il gioco, vero? Quante live mi mancheranno? All'incirca. Sì, salvo, ma devo salvare col save state. Vi ricordate che non si può più salvare normalmente. Appena salvato. Scrive Ferdi. Vabbè, dimmelo in private. Dimmelo in private. Secondo me non tante, in realtà. Il gioco finisce al 60. Anche secondo me sono 4 o 5. Secondo me 4 o 5 live. Comunque fatemi sapere. Ragazzuoli, vi mando un baciotto. Ci vediamo domani. Buonanotte. Abbraccetti. Bacetti. Statemi bene. Grazie a chi si è iscritto, grazie davvero tanto. Ah, tra l'altro vi dico una cosa al volo, qui sotto in descrizione avete TT e TT come maglietta oggi ha una maglietta di una volpe in stile giapponese fichissima. Quindi dategli un'occhiata perché avete 2 ore e 20 in realtà per acquistarla. Col codice sconto Giovannone vi costa 11 euro. Quindi se vi piacciono le volpi disegnate in stile giapponese, qui sotto clic 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 su TT e ve la comprate a 11 euro. Ride a player inside, assolutamente sì. Ride ai player inside TV. E gli scrivete. E gli scrivete. Cosa gli scrivete? Frena, bravissimi. Frena, bravi. A domani, ragazzi. Un bacione. Ciao!